forse dal catechismo il modello dei 10 comandamenti. Non è i 10 comandamenti. L'etica è quella passione, Aldo Gabbettini diceva, la passione per la convivenza. Cioè il fatto che a me interessa proprio la relazione, cioè che l'altro non è un oggetto, non è un nemico, è proprio prezioso per la mia vita. Allora chi assume questa etica, cioè questo sguardo, questa passione, capite che allora sarà uno che è un soggetto critico, che è un soggetto creativo. Quindi recuperare questo senso dell'etica come passione, innanzitutto. Che vuol dire che è un'energia che ti fa fare le cose? Altrimenti, capite, per questa esperienza è facilissimo constatare la scarsa incidenza. Se tu ci arrivi col cuore che a modo suo vorrebbe una potenza, ti deludi subito. Cioè, l'abbandoni questa esperienza, perché il carico di frustrazione da reggere dal punto di vista psicologico è tale che dice alla fine diventa non un'esperienza di felicità, diventa un'esperienza di sofferenza. No? E giustamente non siamo attratti dalla sofferenza. Allora invece avere questa energia, questa passione, per cui a te ti interessa, hai già vinto quando cominci a invertire le tendenze. Non è che lo devi subito quantificare, cioè è proprio importante che tu offri ad altri uno specchio di possibilità, uno specchio per agire in un modo altro. Gli esseri umani crescono specchiandosi.